Nel profondo della Terra, dove la forza della natura si manifesta in modi straordinari, ci immergeremo in un viaggio affascinante. Salve amici! Oggi esploreremo insieme i 10 vulcani più pericolosi al mondo, scrutando le loro imponenti vette e svelando le storie che giacciono sepolte sotto la lava. Da antiche leggende a fenomeni geologici straordinari, preparatevi a un'odissea di scoperte. Siete pronti a sfidare le forze della natura? Iniziamo subito! Il Pelé, in Martinica, è noto per l'eruzione del 1902, durante la quale persero la vita 30.000 persone. È stata una delle più devastanti nella storia vulcanica. L'8 maggio di quell'anno, il vulcano esplose in modo cataclismatico, rilasciando una nube ardente di gas e cenere a temperature estreme. La nuvola ardente si è precipitata giù lungo le pendici del vulcano a velocità impressionante, vaporizzando e incenerendo tutto ciò che incontrava. La città di Saint-Pierre, situata ai piedi del Mont Pelé, fu colpita duramente. La maggior parte degli abitanti perse la vita nell'arco di pochi minuti a causa della potenza distruttiva della nuvola ardente. Saint-Pierre, una volta nota come la Parigi dei Caraibi, fu completamente distrutta, con edifici ridotti in rovina e la popolazione cancellata dalla mappa. Le sue eruzioni si verificano mediamente una volta all'anno. Il vulcano sottomarino con potenziale distruttivo. Il Marsili è un vulcano sottomarino situato nel Mar Tirreno, al largo della costa occidentale dell'Italia. La sua pericolosità è oggetto di studio da parte dei vulcanologi. Se si verificasse un'eruzione esplosiva a parte del Marsili, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe collassare sul fondale del Mar Tirreno e generare uno tsunami le cui onde alte fino a 35 metri che colpirebbero le isole Eolie nell'arco di qualche minuto. Lo tsunami colpirebbe poi anche le coste della Calabria e della Sicilia con onde alte fino a 20 metri. Nonostante ciò, secondo alcuni scienziati, il rischio associato a possibili eruzioni sottomarine è estremamente basso e un'eruzione a profondità maggiore di 500 metri comporterebbe probabilmente soltanto una deviazione temporanea delle rotte navali. Krakatoa, in Indonesia, conserva un record davvero unico. Durante l'eruzione del 1883, che causò la morte di oltre 36.000 persone, fu registrato un boato assordante avvertito a oltre 5.000 chilometri di distanza. Si tratta del suono più potente mai udito dall'umanità. In termini approssimativi, è come se Qi si trovasse a Milano e si sentisse un rumore proveniente dai confini della Cina. Incredibile, non è vero? Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Attualmente, l'attività vulcanica al Krakatoa è monitorata attentamente per prevenire eventuali rischi. Le autorità locali e gli esperti vulcanologi lavorano per mantenere la sicurezza della zona circostante. Il Monte Pinatubo, situato nelle Filippine, è un vulcano dal passato tumultuoso. La sua eruzione del 1991 è stata una delle più potenti del XX secolo, causando impatti globali sul clima. Tuttavia, prima di quel momento epico, la sua esistenza era in gran parte sconosciuta a molti. Situato sull'isola di Luzon, il Pinatubo è stato a lungo dormiente prima di risvegliarsi con una forza devastante. La sua storia geologica è avvincente e le sue cime offrono uno spettacolo mozzafiato, rappresentando al contempo una minaccia imponente. Il fatto che pochi conoscessero la sua esistenza ha aggiunto un elemento di mistero, facendo emergere con impeto una delle pagine più intense e inattese della sua narrazione. Pronti a scoprire vulcani ancora più pericolosi e devastanti? Lascia un commento per farmi sapere se ti sta piacendo il video. E non dimenticarti di lasciare like, iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti i prossimi video. Vesuvio, Italia. Il Vesuvio è uno dei vulcani più noti al mondo grazie all'eruzione catastrofica del 79 d.C., che seppellì le città di Pompei ed Ercolano. La sua forma a cono e la vicinanza a centri urbani densamente popolati lo rendono estremamente pericoloso in caso di un'eruzione esplosiva. In caso di un'eruzione del Vesuvio, è probabile che una copiosa quantità di detriti si disperderebbe, generando acque bollenti e ricoprendo strade con uno spesso strato di cenere. Nel giro di pochi minuti potrebbero verificarsi valanghe di cenere ardente lungo le pendici del vulcano,
coinvolgendo abitazioni e edifici circostanti. Entro poche ore, uno dei centri urbani più densamente popolati al mondo si trasformerebbe in un deserto vulcanico. Monte Rainier, Stati Uniti. Situato nello stato di Washington, il Monte Rainier è un vulcano che copre un'area considerevole. La sua imponente altezza e la presenza di enormi quantità di ghiaccio e neve sul suo versante lo rendono estremamente pericoloso. In caso di eruzione, la fusione del ghiaccio potrebbe generare colate di fango distruttive che potrebbero raggiungere aree densamente abitate come la città di Tacoma. Tambora, in Indonesia, celebre per il suo altissimo indice di esplosività. Nel 1815, l'eruzione del vulcano provocò la distruzione dei regni di Tambora, Pekat e Sangar, che attorniavano il vulcano, a causa di tsunami e flussi piroclastici con vittime dirette fino a 12.000. Nell'intera Indonesia, le vittime ammontarono a 117.000. Il totale dei morti in tutto il pianeta a causa degli sconvolgimenti climatici che seguirono, compreso l'anno senza estate, supera le 200.000 unità. Monte Merapi, Indonesia. Il Monte Merapi è uno dei vulcani più attivi e distruttivi dell'Indonesia. Ha un'alta frequenza di eruzioni esplosive e colate piroclastiche, che sono letali flussi di gas caldi, ceneri e rocce vulcaniche. Le comunità locali vivono costantemente sotto la minaccia delle eruzioni del Merapi. Il supervulcano dei Campi Flegrei. Situati nell'Italia meridionale, rappresentano una delle regioni vulcaniche più complesse al mondo. Un'eruzione potrebbe innescare una serie di impatti devastanti. Le eruzioni di cenere potrebbero ricoprire vaste aree, danneggiando coltivazioni e l'ambiente circostante. Flussi piroclastici, letali e caldi, potrebbero scorrere giù per le pendici, distruggendo tutto sul loro cammino. Il cambiamento nella crosta terrestre potrebbe anche provocare tsunami, colpendo le coste circostanti. Inoltre, le emissioni di gas tossici durante l'eruzione, come il biossido di zolfo, rappresenterebbero una minaccia per la salute umana e l'ambiente. Secondo alcuni scienziati inglesi, qualora esplodesse, come migliaia di anni fa, potrebbe distruggere mezza Europa e cancellare tutto il sud Italia. Il vulcano con il potenziale più distruttivo. Il vulcano Yellowstone è situato negli Stati Uniti ed è noto per il suo grande calderone vulcanico. È famoso soprattutto per il suo potenziale eruttivo catastrofico, dato che è un supervulcano. Se il supervulcano Yellowstone dovesse eruttare, rilascerebbe enormi quantità di cenere e gas nell'atmosfera. La distruzione locale sarebbe devastante, interessando molti grandi stati confinanti. E tutto ciò potrebbe portare a un raffreddamento globale temporaneo, impatti ambientali a lungo termine e cambiamenti negativi negli ecosistemi. È importante sottolineare che tali scenari sono ipotetici e basati su studi scientifici. Attualmente non ci sono segnali di un'eruzione imminente. Eruzioni di tale scala sono estremamente rare e si sono verificate solo alcune volte nella storia geologica. In questo viaggio abbiamo toccato le vette della maestosità naturale e svelato le profondità delle sue forze. Come le eruzioni che plasmano la Terra, ogni evento ha una lezione da insegnare. Forse, nella grandezza della natura, troviamo la modestia umana. Ricordiamoci sempre di rispettare e preservare il nostro pianeta, poiché in ogni fessura della Terra c'è una preziosa lezione di equilibrio e connessione. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!